ciurma, benvenuti in questo nuovissimo episodio dove il vostro capitano proverà per voi i TikTok più virali del momento su Minecraft. Ciurma, senza perderci subito in altre chiacchiere, vi ricordo ancora di lasciare un mega mi piace. Superiamo instant i 30k like, iscrivetevi al canale, guardate le persone che non sono iscritte al mio canale. E 3, 2, 1, passiamo subito al primo TikTok. Giusto. Molti di voi state aspettando qualcosa. State aspettando lui. State aspettando la faccia di Eddie. Ciurma, in questo video, visto che vi ho superato nello scorso i 30k like, ci sarà uno spoiler. Ma vi dico soltanto una cosa: oggi pomeriggio, ore 18:00 sul secondo canale, dovete tutti quanti iscrivervi al secondo canale, perché uscirà un video, non so di chi, io non lo so, e sarà solo visibile a tutti gli iscritti. Chi non è iscritto non potrà vedere il video. Avete tempo fino alle 18 per iscrivervi, se no non potrete mai vedere quello che uscirà. Link in descrizione. E adesso vediamo se funziona il primo TikTok di oggi. Let's go. Eccocelo qua. Allora, del bambù. Oh mio Dio. Ok, lo rifà. E... ma che cacchio? Perché è esploso? What? Allora, penso che la seconda parte di TikTok sia una trollata. Però la prima sembra interessante e mi avete taggato in tantissimi. O volevo di rompere la bedrock con il bambù. Sarà vero? Proviamolo subito. Bene ciurma, abbiamo qui tutto l'occorrente. Vediamo subito. Allora, dobbiamo piazzare del bambù sopra la bedrock. E 3, 2, 1, tasto destro col bombial. Ho il presentimento che non funzioni. Ma secondo voi, ciurma, non è che forse è sulla Pocket Edition? Ciurma, siamo nella Bedrock Edition. Vediamo subito. Mettiamo il bambù, la bedrock. Stranamente, ragazzi, non va neanche qui. Quindi, ciurma, oserei dire TikTok sfatato. Ciurma, incredibile, abbiamo iniziato questo episodio con un TikTok sfatato. Bene, andiamo a vedere quest'altro. Allora, dice che dobbiamo prendere questo snapshot, me lo ricordo, è quello che buttavi i libri e ti cambiavi il portale, esattamente. In base a quello che scrivevi nel libro capitavano cose strane. Questo qui è un mondo scritto custom, con scritto pazienza, ok. E c'è questa roba qua. Non so che sta facendo, sinceramente, raga. È molto strano. Ma comunque, carichiamo questo snapshot e proviamolo. Allora, ciurma, siamo appunto nello snapshot. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo l'ossidiana e facciamo un bellissimo portale per il Nether. E lo andiamo ad accendere. Se non lo sapevate, in questo snapshot è possibile creare infinite dimensioni andando a scrivere delle parole qualsiasi all'interno dei libri. In questo caso andiamo a scrivere ant, che vuol dire formica. Lo andiamo a firmare, facciamo done e lo andiamo a gettare nel portale. Ed ecco qua che cambia colore. Prima di entrare nel portale vi lancio una proposta. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete un video a riguardo a tutti i mondi nascosti e segreti di questo snapshot particolare. Scrivete un ultimo di qua sotto nei commenti, fatemi sapere. E adesso entriamo. Oh mio Dio, ciurma! Perché è tutto buio? Ma c'è, guardate! Eccolo qua, c'è scritto pazienza e dobbiamo aspettare che va a creare qualcosa. Oh mio Dio! Ma che cavolo? Ciurma, il vostro capitano è molto curioso al riguardo e non voglio lasciarvi così sulle spine. Pertanto, mentre sto parlando adesso, state letteralmente vedendo un timelapse di questo mondo per farvi vedere alla fine la figura che esce e non ha senso. Come vedete, a un certo punto arriva a un loop infinito che è questo qua e continua per sempre per quella direzione. Quindi sì, ragazzi, TikTok confermato! E fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete un video sopra i 10 mondi nascosti di questo snapshot, che sono simili a questo, quindi fatti apposta per essere degli easter egg. Bene ragazzi, vediamo subito il prossimo TikTok. Allora, come accendere un campfire?
Ok, con Flame si sapeva. Con Fair Aspect. Col libro. Con Fit City si sa. Cosa? No, no, raga, non ci credo. Allora, la fece sicuro. Il Flint and Steel anche, l'accendino, si accende con quello. Ma con la spada con effetto di fuoco. Con il libro di Fire Aspect. E se noi pigliamo fuoco e ci andiamo sopra e accendiamo, non lo sapevo. Sarà vero? Sarà falso? Non lo so, scopriamolo subito. Bene, ciurma, eccoci qua. Abbiamo i nostri campfire. Vediamo subito se è vero. Intanto li ho spenti. Allora, come sapete, con l'accendino e con l'effetto di fuoco, il campfire si accende. Vedete? È letteralmente acceso adesso. Ma funziona veramente con la spada? Ciurma, non sembra andare. Col libro? Neanche. E a questo punto... Io, ragazzi, ci credevo. Ci speravo tantissimo. Ma veramente, veramente tanto. Ma purtroppo, il TikTok è sfatato. Che palle. Era bellissimo. Bene, ciurma, a questo punto direi che andiamo avanti con il pro... Che c'è, Di? Che c'è? Ma non c'è bisogno che lo provo da pocket. Dai, l'abbiamo appena sfatato. Ok, ok. Non insistere, va bene, va bene, va bene. Ciurma, Eddie vuole che lo proviamo su Pocket. Facciamolo, dai. Allora, ciurma, siamo sulla Pocket Edition. Con questo l'accendiamo. Con la chiedo perché per quale arcano motivo. Sì, ciurma, io a questo punto andrei a coniare non più il confermato o sfatato, quindi il verde e il rosso, ma metterei adesso anche il giallo con un simbolo di pericolo per dire che il TikTok che la Bedrock è rotto. Basta. Bedrock rotta. Bene, ciurma, vediamo un pochettino un TikTok sull'ultimo snapshot che è uscito. Vediamo un attimo. Acqua nel Nether. Oh no. Oh no. Seriamente? Oh mio Dio. Oh mio Dio, regà. Tempo fa c'erano le catene che facevano questo effetto. Ora ci sono le liane luminose. Beh, ciurma, proviamolo subito. Bene, ciurma, eccoci qua. Dobbiamo prendere i licheni luminosi. Ultimo snapshot veramente carino, ragazzi. Hanno aggiunto il glowing squid, che, fun fact, già noi ce l'avevamo nella texture pack. Vi ricordo che trovate il link in descrizione della mia texture pack. Purtroppo ora non ce l'ho perché siamo nello snapshot, ma ok. E andiamo subito nel Nether. Allora, ragazzi, se è tutto vero, dovrebbe funzionare con come le catene. Vediamo, tasto destro e yes. Ciurma, abbiamo realmente l'acqua nel Nether. La andiamo a mettere così, così e così. Si rompe questa. E qua, ragazzi, abbiamo una fonte d'acqua infinita. E funziona come con le catene. Quindi presumo, perché sono waterloggabili questi licheni. E naturalmente lui prova a waterloggare la lava, non può waterloggarli. E quindi piazza l'acqua. Quindi sì, ciurma, TikTok confermato. Ciurma, adesso andiamo a vedere questo TikTok. Una build axe, da tanto non ve le portavo. Allora, è tutto velocissimo. Comunque, fa questa base, ci mette un pufferfish dentro. Già ho paura. Già che è giapponese è pure il tipo del TikTok. Fa letteralmente un muro. Mette un occhio dell'end. È praticamente come se avesse fatto un visore dell'occhio per aprire la porta. Sarà vero? Sarà falso? Funzionerà? Proviamolo subito. Ah, che bella! E torna la mia texture pack. Allora, ciurma, abbiamo bisogno di legno, il nostro bellissimo pufferfish, una fence, un ender eye e poi abbiamo bisogno di una pressure. Vediamo se me lo ricordo a memoria. Naturalmente una porta, quindi in ferro, perché se no non avrebbe senso, della redstone e un item frame. Allora, dobbiamo fare un buco così. In realtà mettere questo, fare così, metterci dentro
questo con sopra la pedana, che la va a premere, infatti l'accende così. Qua si tappa tutto e si fa la parete. Qua ci sarà la porta, che adesso però è aperta, da come vedo. Si fa il muro e qui, ragazzi, dovrebbe esserci, diciamo, il sensore per detectarci. Ma come cacchio ho fatto? Soltanto io riesco a rompere Minecraft, raga. Bene, ciurma, vediamo se è vero. Noi dovremmo avvicinarci all'occhio, fare la scansione della nostra retina e si dovrebbe aprire la porta. Vediamo subito. Ma... Occhio. Ok che i miei occhi su Minecraft non sono tanto dritti. Ma... Diciamo che, ragazzi, che non è così tanto sicuro. Ma... Eddie, che facciamo? Glielo abboniamo? TikTok confermato. Un po' con una porcata, ma ok. È una cafonata. Ciurma, ma vi rendete conto che c'è un glitch che dovrebbe permetterci di volare senza elitra? Dobbiamo buggarci così, levare le elitra. Ok, io non faccio domande. Bene, ciurma, eccoci qua. Vediamo un attimo se è vero. Ho già le elitra. Noi dobbiamo praticamente volare, andare in acqua e tipo bloccarci in un punto. Secondo me questo qui è più che perfetto. Ci blocchiamo così, leviamo le elitra e... stiamo nuotando. Riproviamo. Noi dobbiamo volare. E anche abbastanza tanto. E anche tanto, da come ho capito. Voliamo, voliamo, voliamo. E poi dobbiamo scendere tipo così. Ok, ora leviamo le elitra. Ma non vogliamo. Ciurma, mi dispiace, ma mi sa che quest'ultimo, il TikTok, dovrei dirlo, ma è sfatato. Ciurma, io ancora vi ricordo di superare di nuovo i 30.000 like. Mettete la sveglia per il secondo canale alle 18 spaccate. Iscrivetevi naturalmente anche a questo di canale. E non ci becchiamo pure questa sera alle 20 in live, dove faremo un po' di speedrun. Ciurma, dal vostro capitano è tutto. No. Questa volta ci sarà l'ultimo TikTok invece. E 3, 2, 1, ciurma. Ultimo TikTok.